la responsabilità di chi dovrebbe decidere per conto dei cittadini dopo essere stato votato in questo Consiglio Comunale, dovrebbe avere dei parametri di vita che dovrebbero essere, diciamo, di carattere generale, quindi a prescindere dal proprio elettorato. Dico questo perché sulla vicenda di cui ci si occupa, addirittura si è arrivato nella chiosa finale del consigliere Orsino a chiedere qual è la proposta del partito di Renato. Non si capisce la proposta del Partito Democratico. Noi negli incontri a cui abbiamo partecipato, questo anche per deretta al sindaco Cattura, abbiamo capito più volte incentivato, anche in quella riunione a porte chiuse, abbiamo incentivato l'amministrazione a procedere celermente a sottoporre all'attenzione delle competenti commissioni e successivamente del Consiglio il famoso regolamento. La verità è che nell'iter, diciamo, di dibattimentale che noi ci siamo dati, nelle parole del sindaco e prima ancora di un autorevole consigliere esponente di questa maggioranza, il dottor Gallucci, soltanto che c'era proprio stata una scarsa informazione rispetto al problema. Sì, non mi perdonerà, la scarsa informazione riferita principalmente all'intervento del consigliere Gallucci, ma non per criticare, perché se si arriva a chiedere la dirigenza in questa sede, ma il regolamento è necessario, significa che durante questo periodo noi non ci siamo detti niente. E l'assenza istituzionale della professione, perché io l'ho stigmatizzata dal primo momento, non è una questione di critica politica, e che di fronte a un argomento così importante il titolare di cattedra deve venire nella sua alma magna e deve spiegare politicamente quali sono le scelte che intende intraprendere la sua pericolosa maggioranza. Vedete, che cosa faceva capire già l'assenza della stessa e che cosa faceva intendere, e perché io chiedevo, presidente Emiliano, mi pare ovviamente non per propria responsabilità, un parolaio che poi ci porterà alle 18 a dire che signori non possiamo approvare niente. Sentiamo che cosa c'ha da dire la maggioranza rispetto a che cosa, quali sono gli impegni, e la proposta di maggior consenso dopo la presidente sarebbe stata quella che poi parzialmente, ma poi non ha ascoltato, ha fatto il sindaco. Non abbiamo il tempo di preparare il voto, perché non è una cosa facile, perché ci vuole più tempo, non siamo stati in grado, quindi questo consiglio comunale non è una parte. Sarebbe stato intellettualmente sia stato fatto a tutti per le stesse ragioni.
Shalom.